Ciao a tutti ragazzi, oggi nuova ricetta con le patate. Per fare le patatine come quelle comprate, più o meno, dobbiamo sbucciarle, tagliarle a cubetti, metterle nell'acqua, cuocerle nell'acqua bollente salata e poi scolarle, appunto, farle raffreddare, fare un panetto. Impasto tutto con le mani, faccio delle palline piccolissime, le metto su una teglia con carta da forno, le appiattisco con un bicchiere e un pezzo di carta da forno sopra alla pallina, sopra il bicchiere, le schiaccio, le faccio diventare sottili, le cuocio in forno. Ricetta vista da Giova e Basta con due B di Bologna. Basta, Giova e Basta, Giovanni Mele su Instagram. Provate. Quindici-20 minuti di cottura delle patate. Dopo averle cotte, le ho messe nello scolapasta, le patate. Gli ho messo un po' di curry, l'unica spezia che ho, ma se ne avete altre meglio. Fate un panetto, mescolate, mettete il sale, il pepe, un pochino d'olio. Fate un panetto e fate poi dal panetto create delle palline. Ho fatto vedere che devono essere più piccole, molto più piccole di come le ho fatte io. Lui dice nanna, ma questa nanna vuol dire cottura delle patate a 190 gradi perché si sfaldano, porca miseria. Non sono molto manuale, si vede, vero? Manualità pari a zero. Speriamo vengano bene, è la prima volta anche che faccio questa ricetta. I brownies non sono venuti bene, sono amari e sono troppo piccoli, dovevano venire più alti, invece solo il fondo della teglia è venuto, quindi una schifezza. Praticamente mi autocritico da sola. Non so, ho sempre paura che vengano male queste ricette nuove che faccio per la prima volta. Laura, la mia amica di Bergamo, mi ha detto: io le ho già fatte, provale perché sono buonissime. E allora le voglio fare. Ho anche le fragole da far andare che stanno marcendo. Voglio fare qualcosa di diverso dalle solite torte con le fragole. 190 gradi, 20-25 minuti di cottura. Ok, adesso le schiaccio. Ho paura. Allora, schiacciamo prima questa. Mettiamo un pezzo di carta, mettiamo un bicchiere sopra. Devono venire sottilissime. Questo qui forse è un bicchiere sbagliato, però non ne ho altri, quindi vabbè, proviamo così. Ah no, infatti non va bene. Ah, non ho altri bicchieri, come faccio a schiacciare? Proviamo con qualcos'altro. Quello lì fa il cerchio. Devono venire super piatte e sottilissime. Speriamo. Non so, vediamo. Proviamo a togliere la carta, a vedere cosa viene. Ecco, forse è così. Ancora più sottili di così devono venire, mi sa, eh. Io ci provo. Bah, non so come viene. Col contenitore, perché il bicchiere, il mio, lascia il segno rotondo, non va bene. Se avete il bicchiere liscio, provate col bicchiere. Io provo col contenitore perché è piatto. Devono venire piattissime, sottilissime. Queste sono le patate, sottilissime, ok? Però sono un po' bruciacchiate, un po' marroni. Le ho cotte troppo. 20 minuti sono troppe, il mio forno forse cuoce male, infatti c'è scritto in base al vostro forno 15, no, 20-25 minuti, ma 20-25 minuti sono troppe, io devo fare 15 minuti in base al mio forno ventilato. Sono sottili, va bene, le assaggiamo. Non sono croccanti però, sono molli. Un po' croccante la parte marrone. Queste sono le patate, ma non sono venute bene, nel video le fa vedere più spesse. Anche se sempre comunque sottili, ma non come le mie. E non bruciate, non sono marroni quelle del video di Giova e Basta. Dopo averle cotte bisogna salarle, metterle in una ciotola, ma sono troppo bruciacchiate. Le devo rifare. Provatele anche voi. Seconda teglia, con il flash vi faccio il video, e sono super sottili. Hanno un po' di crosticina intorno, come quelle di prima. La prima teglia 20 minuti di cottura, questa seconda teglia di 15 minuti di cottura, ma sono distrutte, sono mezze rotte. Non sono come fa a vedere nel video, non sono venute bene. O sono le patate, quelle che ho usato io, che non vanno bene, oppure il mio forno che cuoce male. Sono un po' croccanti, un po' salate, ma sono sottilissime e non sono come quelle del video di Giova e Basta. Le rifarò un'altra volta. Adesso oggi non ne faccio altre perché non voglio finire le patate, che già ne ho usate 10 e ne ho solo più 3 nella rete. Snack due ingredienti con 80 g di pistacchi e 40 g di cioccolato fondente, pistacchi là. Mescolo il cioccolato dopo averlo sciolto con i pistacchi sgusciati.
metto in frigo, in una teglia, magari con carta da forno, o in un piatto, in un vassoio rettangolare. Livello, devo livellare bene tutto, il composto che viene dopo aver sciolto il cioccolato. Metto in frigo un paio d'ore, glielo lascerò tutta la notte, domani mattina o per colazione o per merenda o dopo cena o dopo pranzo me lo mangio. Deve venire praticamente tipo una barretta di cioccolato. Poi lo spezzettate e lo mangiate. Provate anche voi. I pistacchi li mangerei tutti i giorni. Li ho pesati, gli ingredienti. Pistacchi buonissimi, cioccolato fondente anche molto buono. Ricomprerò sia il cioccolato che i pistacchi perché ci sono un sacco di ricette che voglio fare, a parte quelle che sto già facendo. Teglia sbagliata, pochi ingredienti, poco cioccolato, pochi pistacchi. Adesso metto in frigo fino a domani e assaggiamo. Licenza di matrimonio, bellissimo sto film. Bellissimo. Meglio, mi piace questo programma. Voi lo guardate? Io per dormire guardo i cartoni, non mi prendete in giro. Poi c'è Spia al ristorante, spengo la TV, guardo qualche video ASMR e buonanotte, a presto. Video breve ma intenso, spero vi sia piaciuto.